certo numero di amici, di buoni amici, parliamo in libertà. Io ho capito che avremmo parlato di politica e non di Roma, o di cultura e non di Roma, ma certo con entusiasmo, parlare di Roma, di qualunque argomento. Nostro moderatore, nostro stimolatore, che Goffredo giudichino meglio, anche per condividere qualcosa forse di interessante. Io penso una cosa, che le città siano organismi viventi, che non siano corpi inanimati, che dunque le città come comunità e come organismi esse stesse viventi siano candidate a vivere, trasformarsi, esaurirsi, declinare, persino morire, e che dunque sia impossibile legare un disegno, diciamo, amministrativo, politico amministrativo, che si sia verificato in un determinato momento storico, ad una prospettiva troppo lunga. La prospettiva cambia velocemente. E le città sono interpellate da tali cambiamenti, come lo è la politica, come sono la nostra società, da rendere impossibile, diciamo, un riferimento contemporaneo ad esperienze che anche solo risalgano a 5, 6, 7, figurarsi nel nostro caso a 20 anni fa. Perché voglio ricordare che il nostro disegno, che Bettini animò ed ispirò e che io ho concorso a realizzare, fu realizzato con una formidabile convergenza di persone, strepitosa e probabilmente non solo non ripetuta, ma magari anche ripetibile. Noi abbiamo iniziato a lavorare alle cose che abbiamo fatto sull'urbanistica, sui trasporti, sulla cultura, sull'ambiente, su tutti gli aspetti anche fisici e materiali. Io vorrei ricordare che la nostra città, noi a Roma non si poteva fare il bagno, ostia, perché l'acqua dei fossi non era depurata. Se si è tornati a fare il bagno a Ostia è perché c'è stato un colossale lavoro imbrigliare le fognature, portarle alla depurazione, accordarsi con i comitati di quartiere degli, virgolette, abusivi, perché finisse la costruzione illegale, perché ci fossero le opere a scomputo nella mia. Cioè a dire, vi diamo in cambio una legalizzazione stabile, voi la piantate con l'abusivismo, noi portiamo dei servizi, voi pagate gli oneri di urbanizzazione e contribuite alla riduzione dei servizi. Questo vale per una città che oggi è Roma. Cioè a dire, la cosa che mi preoccupa di più delle letture contemporanee, e ne parlavo con Claudio Rosi l'altro giorno, è una straordinaria, sinceramente, inadeguatezza nell'interpretare cosa sia oggi Roma. Roma è radicalmente diversa da quella di anni fa, radicalissimamente diversa. A Roma fuori il raccordo anulare, non bisogna vedere, io non l'ho ancora visto, più o meno so cos'è, mi ricomento di vederlo se ci riesco la fine settimana, il film di Rosi, Sacro Grano. Al di là delle, tra virgolette, storie, dei racconti, delle marginalità della Roma periferica attorno al raccordo anulare, a Roma ha spostato i suoi equilibri completamente fuori. Bisogna analizzare la demografia di Roma di oggi, dove nascono i bambini, dove si formano le famiglie. Roma oggi non è più la Roma delle periferie est, queste parte, la Roma è la Roma di, diciamo, sud-ovest, quella che parte da Torino, Mezzo Cammino, arriva fino ad Ostia e in quel compendio lì è diversissima. Come vota Roma oggi nelle sue periferie rispetto al quartiere Prati, ci spiega come sia impossibile di proporre l'ordine che i piemontesi stabilirono. All'origine di quell'ordine c'era tra l'altro la decisione che da nessun angolo del quartiere Prati si dovesse vedere la cupola di San Pietro. Che oggi è irriproponibile, e Roma è radicalmente diversa dal punto di vista della presenza di stranieri. Quanti sono gli stranieri? Chi sono? Che vita hanno? Che culture hanno? Che relazioni hanno? Come si organizzano? Cos'è la festa dei cittadini di religione indù o quella che fa la comunità cinese a Villa Gordiani? Cos'è?
chi sono quelle migliaia di persone, dove lavorano, dove si ridispongono una volta che la loro festa è finita, di che cosa stiamo parlando, non solo quelli che qui vengono attorno a Piazza di Spagna e fanno la vendita organizzata, abusiva dei oggetti, e sono pezzi di società radicalmente nuovi, radicalmente diversi, come ci si sposta. Noi avevamo un disegno urbanistico semplicissimo, chiaro, forte, secondo me molto, molto nitido. L'espansione di Roma doveva essere ridotta, quella presa prima della volta, che era assurda. E noi tagliamo quasi 60 milioni di metri cubi previsti dal piano regolatore vigente. Quasi 60 milioni di metri cubi. E poi stabilimmo che le direttrici dovessero essere legate a trasporto su ferro e a cunei verdi per lo sviluppo della città. E a nuova centralità. Questo era in sintesi l'idea del nostro piano regolatore. Il trasporto su ferro si fa eco perché nessuno di voi, perché Roma è metropolitana, e quindi nessuno di voi ignora che non si può parlare di Roma se non parliamo di Guidonia, se non parliamo di Monterotondo, se non parliamo di Anzio, se non parliamo di Ladispoli, se non parliamo dei cartelli romani, per dire Roma è integratissima, ma parliamo di tutte le direttrici, e che tutte le direttrici oggi sono diversificate tra loro in funzione del fatto, o meno, che ci sia non una metropolitana, una ferrovia. Noi abbiamo scoperto la ferrovia c'era e doveva diventare un servizio di trasporto. Mi ricordo cosa abbiamo fatto, quanto sono aumentati i valori immobiliari a Monterotondo dal giorno dopo in cui noi abbiamo inaugurato non una ferrovia, c'era, ma un servizio che stava da Roma a Monterotondo di pendolari. Questo mutò per tutti gli altri disgraziati invece si dovevano disporre lungo la via Montana. Il colonnamento sempre gli stessi. Avevamo alcune idee molto chiare, ma conoscevamo la struttura di Roma. Ripeto, il mio dubbio, al di là del fatto che siano i comunisti, non sono. O siano continuabili, non possono funzionare, si interrompono e si rinnovano. La mia grande preoccupazione è che oggi sia diffusa una scarsa conoscenza e struttura del libro di Goffredo dà un contributo non solo retrospettivo ma di lettura della contemporaneità, esattamente come negli anni di Petroselli Goffredo sapeva cosa significava battere i borghetti sostanzialmente, simbolicamente, politicamente. Oggi, concludo la mia riflessione, non ci può essere continuità, non ci può da un certo punto di vista essere neanche discontinuità, perché la discontinuità è nella realtà della città, della società, è nelle cose, è nelle strutture e ovviamente nell'economia. Permettetemi di dire, se solo in queste 24 ore a Roma salta, spero di no, confido di no, Telecom, 810.000 dipendenti a Roma, all'Italia, cosa significa per Roma l'Italia? Diciamo, lì io vedo, fatemi fare solo una considerazione politica. Il rischio di fallimento dell'Italia è una conseguenza della difficoltà del ceto non politico ma imprenditoriale, ma anche frutto di un enorme errore strategico che è fatto contro cui noi ci battemmo ed avevamo ragione, che fu fatto per motivi politici, che fallì per motivi di mercato e trasportistici, cioè di spostare l'hub, che vuol dire il mozzo della ruota attorno a cui gravitano tutti i sistemi di collegamento aereo nazionale da Fiumicino, baricentro del paese, aeroporto che può portare fino a 50 milioni, 60 milioni di passeggeri e che si trova nella capitale, quindi la massima destinazione turistica oltretutto del paese, oltre che